a tutti, mi chiamo Monica Salvia, sono una ricercatrice presso l'Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale del CNR di Potenza. Questa presentazione è organizzata nel modo seguente. Comincerò ad illustrarvi brevemente il contesto della ricerca, vi parlerò della metodologia utilizzata e dell'area di studio analizzata, discuterò quelli che sono i principali risultati e concluderò con una discussione di tali risultati e qualche indicazione sugli sviluppi futuri di tale ricerca. L'accordo di Parigi sul clima è stato sottoscritto durante la conferenza di Parigi COP21 avvenuta nel dicembre 2015. Rappresenta il primo accordo universalmente giuridicamente vincolante sui cambiamenti climatici ed è finalizzato a limitare il riscaldamento del nostro pianeta al di sotto dei 2 gradi centigradi. Tra le 190 parti firmatarie dell'accordo di Parigi vi è anche l'Unione Europea e i suoi Stati membri, che hanno presentato dei piani nazionali per l'azione per il clima al fine di dimostrare come intendono raggiungere l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra di almeno il 40% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Il percorso per raggiungere tali ambiziosi obiettivi necessita di un'azione sinergica da parte dei diversi, non soltanto dei diversi governi nazionali, ma all'interno della stessa nazione, dei governi nazionali e dei governi subnazionali, ovvero delle amministrazioni pubbliche locali a tutti i livelli giurisdizionali, quindi regioni, province e comuni. Le città sono in prima linea sia nel fronteggiare quelli che sono gli effetti disastrosi dovuti agli eventi estremi conseguenti ai cambiamenti climatici, ma anche in prima linea per quanto riguarda gli sforzi intrapresi in questo processo di riduzione delle emissioni di gas serra dagli attuali sistemi energetici. Risulta allora interessante capire, innanzitutto, qual è l'ambizione delle città europee impegnate nell'affrontare la crisi climatica, cioè quali sono gli obiettivi di mitigazione, di riduzione dei gas serra che le città europee si sono poste. E poi, se tali obiettivi di mitigazione climatica fissati dalle città sono abbastanza ambiziosi da poter assicurare il raggiungimento della neutralità carbonica entro il 2050, come sottolineato dall'accordo di Parigi. I risultati della ricerca che sto per descrivervi in questa breve presentazione sono stati ottenuti nell'ambito di una rete di collaborazione con un gruppo di entusiasti ricercatori di diverse università europee e con un background disciplinare molto differente, che si è formato a partire dall'azione posta nel 2009. Nel corso degli anni il gruppo è andato via via crescendo, le pubblicazioni hanno portato a notevoli successi e anche ad un premio nel 2018 ottenuto in Spagna. La ricerca che sto per descrivermi essenzialmente rappresenta uno degli ultimi tasselli di questo sforzo cooperativo tra ricercatori europei. Cominciamo ad entrare nel vivo dello studio ed introdurre l'area studio. L'area studio è costituita essenzialmente dai 27 paesi dell'Unione Europea più il Regno Unito, perché appunto all'epoca, quando abbiamo cominciato a cercare i dati, la Gran Bretagna faceva ancora parte dell'Unione Europea. E sono state analizzate 327 città che non sono state scelte in maniera arbitraria, ma sono state prese dall'Urban Audit Database dell'Eurostat, che rappresenta quindi un campione rappresentativo di città europee sia per dimensione che per distribuzione geografica. Attenzione, nel corso della presentazione utilizzerò molte volte l'acronimo MLCP, ovvero Mitigation Local Plan, piani locali di mitigazione. La metodologia che abbiamo utilizzato si può riassumere in 4 step fondamentali. Il primo step è consistito nella ricerca dei piani locali di mitigazione nelle diverse città, 327, nei 28 paesi europei. Tali piani sono stati condivisi all'interno del team dei ricercatori e organizzati in un database comune.
Nel secondo step, tali piani sono stati classificati secondo uno schema di tipologia MIP. Sono stati poi analizzati i contenuti dei piani, un piano per una città, utilizzando un set di indicatori comuni a tutti i ricercatori. E si è poi proceduto nell'ultimo step ad un'analisi statistica attraverso la statistica descrittiva, attraverso un'analisi di correlazione e ad un'analisi e discussione critica dei risultati, come vi spiegherò nel seguito. Facciamo un focus sulla classificazione per tipologia che abbiamo fatto. Come rappresentato nella figura, abbiamo essenzialmente tre tipologie di piani, con la lettera A, i piani climatici veri e propri, cioè redatti dalle città proprio per affrontare il problema del clima. Alla lettera B, altri piani comunali che però includono gli aspetti climatici, sono per esempio i piani di sostenibilità. Nella lettera C invece sono piani climatici sempre a livello comunale che sono stati però redatti per affrontare determinati settori, come ad esempio piani energetici o piani di trasporto, ma che hanno degli indirizzi importanti per quanto riguarda il clima in ambito comunale. Per la lettera A, cioè i piani autonomi climatici, abbiamo un'ulteriore suddivisione. A1 sono quei piani sviluppati in maniera autonoma dall'amministrazione comunale. A2 sono piani sviluppati dall'amministrazione comunale sotto però il vincolo della legislazione nazionale approvata dai piani. E alla lettera A3 sono i piani invece che sono stati sviluppati a seguito della partecipazione della città a dei network climatici transnazionali, quali l'Alleanza Climatica, CIMA, la C40, il patto di sindaci, ovvero la Covenant of Mayors e la Carbon Neutral Cities Alliance. Quali sono le informazioni che abbiamo registrato dall'analisi dei singoli piani? Sono informazioni di tipo generale, quindi il nome del piano, tipologia del piano secondo le classificazioni, stato legale, cioè se è stato adottato o meno, in quali anni, e se vi erano stati dei piani di integrazione precedenti, se, cosa molto importante, se gli aspetti di integrazione di adattamento con gli enti climatici sono contenuti nello stesso documento, cioè si tratta di un piano integrato climatico, se vi è un inventario di base delle emissioni, qual è l'anno base, qual è il tipo di accounting della riduzione delle emissioni, cioè se si riferisce alla CO2 oppure alla CO2 equivalente nel caso di gas serra, se sono stati specificati i target di emissione, a quanto valgono questi target, qual è l'anno di riferimento di questi target, se vi è un target di neutralità climatica e se vi sono altre informazioni su obiettivi per settore, su energy target, cioè obiettivi energetici in termini di efficienza energetica e di e così molte altre informazioni comuni a tutti i piani. Nell'analisi dei risultati, che qui comincio a descrivermi, i target di riduzione delle emissioni sono stati suddivisi in due macro categorie, cioè i target di riduzione delle emissioni fino all'80%, che sto a descrivere in questa e nella successiva slide, e target di riduzione molto più consistenti, cioè dall'80 al 100%, che ricadono nelle slide successive delle cui è la neutralità del carbonio, secondo appunto la definizione utilizzata dalla Carbon Neutral. Per quanto riguarda questo primo settore di target di riduzione delle emissioni, che cosa abbiamo visto? Essenzialmente il 78% delle città hanno un piano climatico e hanno fissato all'interno di questo piano degli obiettivi di riduzione delle emissioni. Nell'ambito di queste 254 città con un piano, il 61% hanno definito gli obiettivi di emissione in base alle emissioni di CO2, la restante parte in base alle emissioni di gas serra, ovvero in CO2. Quello che si vede da entrambi i grafici che si riferiscono appunto sulla sinistra al target in CO2 e sulla destra al target in CO2 equivalente, la maggior parte dei piani locali climatici
hanno fissato un obiettivo di riduzione in uguale al 20%. Questo essenzialmente non è stato una sorpresa perché riflette quelli che sono stati i precedenti obiettivi della politica europea 20-20-20. Per quanto riguarda invece la distribuzione geografica di tale target, abbiamo questi grafici a bolle in cui la dimensione delle bolle rappresenta la popolazione della città. Più le bolle sono in alto, maggiore è l'obiettivo di riduzione delle CO2 nel caso dei diagrammi a sinistra e delle CO2 valenti nel caso dei diagrammi a destra che le città si sono poste. I due diagrammi in alto rappresentano gli obiettivi rispettivamente in termini di CO2 e di CO2 equivalente delle città localizzate in paesi del nord, centro e nord. In basso quelle del sud, est e nord. Si può notare che la distribuzione di queste bolle colorate è assai differente. Se ci concentriamo ad esempio sui grafici di sinistra, soprattutto in direzione di CO2, si vede che per esempio in gran parte delle città del nord Europa abbiamo bolle, cioè abbiamo piani di tipo A1, cioè piani climatici veri e propri, sviluppati permanentemente dalle città. Se cerchiamo tali piani, il grafico di sotto, il grafico C, nelle città del sud e Europa, ci rendiamo conto che la situazione è più differente. Quindi sono il piano A1, cioè i piani sviluppati autonomamente dalle città, e anche A2, cioè la legislazione del Sud Europa non impone ai comuni di sviluppare dei piani, bensì ci stanno i piani A3. Questi sono tutti i piani seguiti all'ingresso delle città nelle reti climatiche transnazionali e agli impegni che le città hanno preso nell'ambito di tali reti climatiche. Andiamo invece a vedere cosa succede per le città che si sono poste degli obiettivi di neutralità climatica, ovvero di riduzione delle emissioni di almeno il 80%. Nel nostro campione sono 81, ovvero il 25% delle città neutrali, le città che puntano alla neutralità del campione. Quando intendono raggiungere tali obiettivi? 73% di esse entro il 2050, mediamente il target year, cioè l'anno di riferimento, è il 2025. In quali aree dell'Europa? La gran parte di esse nel nostro campione sono città della Germania, che è circa un terzo, seguite da città del Regno Unito, dei Paesi Bassi e della Francia. È interessante il caso delle città danesi. Delle quattro città analizzate nel campione, tutte e quattro, quindi il 100%, si sono poste come obiettivo la neutralità climatica. Se andiamo poi a guardare la dimensione delle città, vediamo anche che la gran parte, ovvero il 60,5% delle città del nostro campione come target di neutralità climatica, è costituito da città con una popolazione compresa tra i 100.000 e i 500.000 abitanti. 81 città del nostro campione con un obiettivo di neutralità climatica sono rappresentate in questa ulteriore figura che le mette in qualche modo in ordine di popolazione. Quindi abbiamo sulla sinistra le città con una popolazione maggiore di 1 milione di abitanti e man mano che ci si sposta sulla destra si arriva alle cittadine, ovvero all'unica cittadina con meno di 50.000 abitanti. I colori delle barre sono diversi a seconda del tipo di piano analizzato. La barra celeste, che rappresenta la predominanza delle barre colorate, ovvero il 74% delle 81 città che targano l'energia climatica, è costituito da piani che sviluppati autonomamente dalle città. Quindi questo dimostra che le città che in maniera assolutamente volontaria hanno sviluppato un piano climatico con consapevolezza, si sono posti anche degli obiettivi più ambiziosi e in molti casi si sono posti addirittura un obiettivo sul lungo termine di neutralità climatica. L'11% sono i piani sviluppati a seguito della legislazione nazionale e il 10% delle città che hanno sviluppato un piano assolutamente in senso all'interno degli accordi presi con COVID-19 ha anche posto degli obiettivi di neutralità climatica. L'influenza delle reti climatiche si vede anche dagli acronimi riportati sulle carte e si può notare come l'acronimo relativo al
patto dei sindaci, ovvero la Covenant of Mayors, è quella che si presenta nel 75% delle città americane. Passiamo dunque in rassegna quelli che sono i principali insegnamenti che sono venuti fuori da questa ricerca. Allora, essenzialmente su un campione di 327 città analizzate in 28 paesi europei, circa l'80% delle città ha un piano di mitigazione a scala comunale. E questa è una buona notizia. In questo piano di mitigazione, quindi, sono stati definiti target di riduzione delle emissioni di gas serra pari in media al 47%. Del campione analizzato delle città che hanno sviluppato un piano, è soltanto il 25% che si è posta come obiettivo quello della neutralità climatica. La maggior parte entro il 2050 e in media entro il 2045. Il 90% delle città che puntano alla neutralità climatica fa parte di un network climatico transnazionale. Il livello di ambizione, cioè il livello del target di riduzione dei gas serra che la città si è posta, è guidato da diversi parametri chiave che sono stati individuati appunto e rafforzati dall'analisi. Essenzialmente la dimensione della città, è più probabile che le città di medie e grandi dimensioni sviluppano un piano e che si pongano degli obiettivi ambiziosi di riduzione della serra. L'appartenenza a dei network climatici, l'abbiamo visto più volte in questa presentazione, quanto sia importante per le città europee, in particolar modo per le città del sud Europa, e anche l'integrazione di mitigazione direttamente in un solo piano climatico, soprattutto se questo piano è stato sviluppato autonomamente dalle città, dimostrando una grande consapevolezza dell'amministrazione comunale alle problematiche relative ai cambiamenti climatici. Le città più ambiziose si confermano essere quelle del Nord Europa e del Centro Europa. Si può osservare una tendenza comune nell'area mediterranea, in cui ci sono paesi interi in cui non ci sono città che puntano alla neutralità climatica, ovviamente città relative al campione che abbiamo visto, e queste sono cifre basse invece. Si nota invece il buon esempio della Francia, dove il 23% delle città con un piano nel campione in punta alla neutralità climatica e dove, ribadiamo, il buon esempio è guidato dal fatto che in Francia i piani climatici a scala locale, quindi sia regionali che comunali, sono stati resi obbligatori dalla legislazione nazionale. In conclusione, questo studio fornisce un importantissimo contributo in termini di conoscenza sulla situazione delle città europee per quanto riguarda il loro impegno, le loro pianificazioni nel fronteggiare i cambiamenti climatici, per quanto riguarda la mitigazione, cioè la riduzione di emissioni. Ma lo studio dimostra anche qualcosa di molto forte, cioè che le città europee dovranno in media raddoppiare il loro livello di ambizione per garantire agli Stati membri dell'Unione Europea di raggiungere gli obiettivi stabiliti dall'Accordo di Parigi. Il lavoro sta continuando, il nostro team di ricercatori è sempre in qualche modo alla ricerca di nuovi sviluppi, di nuove domande a cui rispondere. In questo momento stiamo lavorando ad un'ulteriore indagine sui piani di mitigazione a scala locale e anche regionale, questa volta, nei paesi dell'Europa mediterranea. In parallelo abbiamo avviato anche l'analisi dei piani locali di adattamento in modo tale da avere una visione aggiornata e completa della situazione sia sul fronte mitigazione che sia sul fronte adattamento. Sviluppi futuri della ricerca riguarderanno poi in qualche modo la valutazione dell'efficacia dei piani locali di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici su cui abbiamo lavorato finora e stiamo lavorando, al fine di valutare l'efficacia delle misure e delle azioni messe in atto. Vi ringrazio per la cortese attenzione e vi invito a leggere la nostra pubblicazione su Renewable Sustainable Energy Release. Arrivederci.